Bien, señoras y señores, esto es Funk Shack, la música para hablar. Che almeno per qualche minuto, qualche visualizzazione riusciamo a mantenerla, no? Riferito alla cosa di cui parlavamo prima. Ah sì, beh, senz'altro. Poi si rompeva la magia e Crash cadeva come uno specchio infranto. E l'audience andava sottoterra. Ma ciao, ben ritrovati. Non passa che una settimana. Infatti una settimana è passata dalla nostra bella prima puntata della nuova stagione, la quinta stagione, la cinquesima stagione di Funk Shack. Non passa che una settimana, infatti eccoci qua, siamo tornati. Fra l'altro dimentico a volte di dimentico tante cose ultimamente, non so. Se per esempio vi piace ascoltare qualcosa, se ci volete sentir parlare di qualcosa, di una canzone, di un artista, di un'epoca, di un look, di un clip, che trocche, non avete che da contattarci sui nostri social, che sono tanti, che sono belli, sono sempre quelli, comunque quelli di tutti gli altri. Non siamo su Pornhub, ma prima o poi arriveremo anche là, secondo me sì, finalmente, che l'ora è così più divertente. E però insomma sono quelli, ovunque si chiama Funk Shack, al più Orbetello, per i nostri amici in Nuova Zelanda, O-O-B-E-T-E-L-L-O. Secondo me la versione però, quella che mandiamo su Pornhub, la chiamiamo Fuck Shack. Fuck Shack, sì, certo, sì. Logico, sciocco. Ok, benissimo. Sciocco. Io a parte non questa... voglio sfociare. E che ci crediate o no, se è la prima volta che cortesemente, carinamente finite sul nostro programma, e a prescindere dall'esordio pecoreccio, noi qui parliamo, facciamo anche cose serie, parliamo tipo, naturalmente parliamo di grande musica, tutto manca, anche la terra da sottopiedi può mancarci, ma di sicuro non la grande musica, ma proprio quella leggendaria. Non a caso noi questa roba che ci abbiamo qua sulla testa la chiamiamo la capanna della musica leggendaria, che è situata nel cuore della Maremma, che è una zona molto bella, molto molto very bella. Fa caldo, ragazzi, io ripeto, con tutta la solidarietà, è tornata l'estate nel cuore stasera, le immagini di diluvi, di alluvioni lungo e largo per l'Italia, ma insomma va attaccata il cazzo e tirate, perché qua da noi fa caldo e il tempo è bello e siamo smanicati, non nello studio, siamo smanicati fuori dallo studio, e perciò speriamo che dura, finché dura fa verdura. Ascoltiamo della bella musica, normalmente ne parliamo, cioè nel senso raccontiamo l'incidenza della grande musica, i grandi classici epocali della musica black. Attenzione, questa è una premessa che è d'obbligo, non tutta la musica, ma la musica black di derivanza o di ispirazione black. Non è che stiamo a fare il DNA degli artisti per vedere, insomma, la derivanza razziale, oddio che parola orribile che stavo per dire, ma insomma è il mondo, l'universo, il microcosmo. Se vi piace, dicevo, se c'è qualcosa che vi piace in particolare, se vi piace pungolarci su qualcosa, contattateci per qualsiasi altra cosa. Come sempre noi abbiamo degli ospiti che di una qualche utilità, ma anche no, ma anche semplicemente qui a grattarvi i coglioni, passare una bella serata di musica e nella nostra atmosfera, nell'atmosfera bella della capanna della musica leggendaria. Tanto fa caldo, ma insomma è autunno, non è che poi ci sia tutta questa movida là fuori. Se volete venire a trovarci, insomma, contattateci per il cazzo che vi pare. Abbiamo un ospite, uno solo oggi. Io lo rivedo con piacere dopo 130 anni, e un nome importante della console. La scorsa puntata avevamo un giovane delfino, Federico, che salutiamo. E stasera invece un nome con cui perlomeno insomma fa parte io l'ho conosciuto, l'ho frequentato, anche lavorato un brontosauro della console, non proprio, come lo non proprio presenti. Diciamo generazionalmente una tacchetta dopo di me. Quindi più giovane di te, un nome altisonante, una derivanza dinastica quasi in ambito console, medioevo all'incirca. E vabbè, e questo lo conosceremo fra poco. Partiamo bene, partiamo con un record, perché che tu ci creda o no, ma Diana Ross ancora riesce a mettere a segno dei record. E il primo l'ultimo record in ordine cronologico è legato a questa cosa, che è un mashup fantastico di due suoi classici realizzati a suo tempo con Nile Rodgers e gli Chic, Upside Down e I'm Coming Out, in versione remix ritoccata, rimaneggiata da Eric Cooper. Vedi che si diceva la volta scorsa, Dimitri from Paris non tocca la batteria, senti che tutti gli altri, chiunque altro, la prima cosa che fanno, tolgono la ritmica e ne mettono una nuova. E, numero uno nelle classifiche dance, si chiamano dance club, le classifiche dance americane, e il record è legato proprio a questa cosa qua. Intanto gustatevela, perché è una partenza a fulmicolore per questa puntata di Funk Shack, e buona musica, buon Funk Shack, a fra poco.
succede? Questo si mi ero dimenticato comunque. Valerio Funghi in sala macchine, Nicola Cariati, il fotografo, ma non solo direi, il fotografo cineasta dei VIP, Igor. Buonasera a tutti. DJ Cotardo, c'è un sacco di altra roba. E Giuseppe. Ciao, ci siamo anche noi. Era il 75esimo compleanno di Diana, perciò nell'ambito del Diamond Diana, questo era il nome dell'iniziativa che racchiudeva tutto ciò che lei avrebbe fatto per celebrare i suoi 75 anni di età, c'era anche il pubblicare alcuni suoi classici rimaneggiati dal Gotha della console. E praticamente è successo che questa canzone ha raggiunto, ti dicevo, il numero uno delle charts dance americane. Aveva pubblicato Ain't No Mountain High Enough, che addirittura originariamente era lenta, un brano lentissimo, suo primo numero uno da sola, numero uno nelle classifiche dance americane, e The Boss, originariamente realizzata con Ashford e Simpson, a sua volta numero uno nelle classifiche dance americane. Questo nell'ambito di un solo anno. Tre numeri uno nelle classifiche dance in un solo anno non era mai successo. Perciò Diana, che aveva messo in cantiere tante belle iniziative per celebrare il suo 75esimo, in questa se l'è vista un po' sbucar fuori così, un po' a sorpresa. Ci è rimasta malissimo. Non c'è affatto rimasta malissimo. Io vidi il tweet originale di quando appunto Billboard pubblicò la classifica. Lei subito a tonfa caldo pubblicò un tweet. E sai perché si vede che i tweet di Diana Ross sono fatti da Diana Ross e non da un entourage? Perché sono come lei, capito? Sono visto lei come la fatina buona, cioè scrive delle favate senza capo né coda, che probabilmente che ora capisce. Oltretutto vanno anche di moda adesso. Ma nel web è in buona compagnia, tra le altre cose. Ottima direi. E lei nella sua testolina che vive su questa nuvola, capito, con questa vocina, che ecco così, lei scrive così come lei e non ci capisce. Però stavolta ha ringraziato, ha detto grazie, è un record. Alcuni due volte era al più, riusciva a arrivarci due volte nelle classifiche dance nell'arco di un anno, no? Certo. Anche proprio temporalmente, la scadenza, no? Fai decantare una canzone tecnicamente, soprattutto se ha successo, no? Attendi un po' prima di pubblicarne un'altra. Ma attenzione, anche italiani ce l'hanno fatta ad avere due numeri uno nella classifica dance americana. Per esempio Corona, due volte nell'arco di un anno al numero uno nella classifica dance americana, con The Rhythm of the Night e il follow up. Perciò, che si chiamava? Ah no, Olga. Olga, grande i DJ Olga, anni 90, rivolgiti a loro. DJ abbiamo detto Energetic, allora energetic, ce lo dica lei. Sì, ma che dici, se la radio è radio, quanto l'avevo suonata? Dai, ma boh, mica me lo ricordo. Manco io. Quella che viene Try Me Out, ce ne erano tantissime altre che ne ha fatto subito dopo. Quella che venne subito dopo, no. Però tu ti ricordavi di una cover di I'm Coming Out? Sì, che io da fan di Diana, se non ricordo male, si chiamava The Summer Is Magic. Ma che? Ma mica era Corona, Summer, sai? Summer Is Magic non era Corona. Ma come no? Vabbè, vai. Studia. Sono tutte rifatte. Studia. Comunque, se non ricordo male, si doveva chiamare Amerie, lei. E cantante americana, nel 2003 ha fatto una cover del pezzo di Diana Ross. Ah, quella di prima. Per un film, per una canzone di un film. Pensate, mi era sfuggito. Il pozzo di scienza. Il classico brano di apertura dei I'm Coming Out, sto uscendo, sto venendo fuori. Naturalmente adottato dalla comunità gay mondiale come inno, Coming Out, no, naturalmente Coming Out. Chissà come mai. E poi insomma Diana è sempre stata un'icona, considerata la comunità LGBT americana un'icona gay. Ognuno ha le icone che si merita, noi Lorella Cuccarini e loro Diana Ross. Fate voi. Vedete voi. Mi sta accesa una lampadina. Era Baby Baby. Baby Baby, bravo. Che non fu sto grande successo. No, effettivamente, secondo me è dato molto però di più. Nelle classifiche dance invece è stata in America, è arrivata al numero uno. Vedi, nessuno è profeta in patria. Oh, andiamo un pochino avanti, o dipende, o indietro nel indietro. Tempo, perché questa originariamente è anzianotta, ma pubblicata quest'anno. E perciò andiamo invece all'epoca d'oro, old school, il rap, parliamo di rap. Eh sì. Lui è stato, diciamo, fatti conto, perché sai, in Europa siamo stati un pochino più restii, no? A parte il botto qua e là, a parte Sugar Hill Gang, a parte The Message di Grandmaster Mash, Grandmaster Flash, Flash, Flash Furious Flash. 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 La singola canzone qua e là, ma la prima vera star, fatti conto, per il mercato britannico di rap è stato LL Cool J. E perciò non solo la singola canzone, ma proprio lui, il personaggio, una star, la prima star del rap in Inghilterra, per esempio, è stato lui, che invece in America era una star da subito, no? Da subito. E LL Cool J, che era Bonazzo.
Volevo dire che non andavi a parar lì. Puntava molto su quella. Stiamo ascoltando una canzone che si è là, capito? È messa là, è una cosa insomma per da pomicio. Ecco, strano. Vabbè, ma anche Diana era una bellissima donna, non l'hai detto. No, ma no, perché non è che cioè... Fazioso. Sì, sì. Voto per fascista. Ma perché lui ci puntava un po'. Era l'epoca del gangster rap, capito? Lui invece puntava un po' anche sull'aspetto. E fece fra l'altro questo video con un perizomino leopardato, un bordo piscina. Noi tutti contentissimi. Però fondamentalmente di questo video non c'è più traccia. Non lo trovi nessuno, neanche se scateni peggio hacker. Lo ha fatto completamente sparire dalla faccia della terra. Riesci a trovare solamente qualche frame qua, proprio guarda ti giuro per trovare. E però noi fra l'altro era censurato ovunque, ma noi in Italia invece DJ Television lo sai che noi in Italia come video grandi censure non abbiamo no, mai quello no, è vero, avute sì. Perciò non lo vedevamo, poi dopodiché è sparito e credo mi sembra ricordare ma non sono sicuro vale proprio per questo suo grande classico dell'89, secondo singolo all'album di esordio di grande successo che si chiamava I Need Love ed è questo. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, 'cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say that I love you, saying I'm more, kissing you on the ear, whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy, and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat, kiss you on the cheek and say, ooh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. Just love you, suck on your neck, caress you and rub you, grind, moan, and never be alone. If you're not standing next to me, you're on the phone. Can't you hear it in my voice? I need love bad. I got money, but love something I never had. I need your ruby red lips, sweet face and all. I love you more than a man who's 10 feet tall. I watch the sunrise in your eyes. We're so in love when we hug, we become paralyzed. Our bodies explode in ecstasy unreal. You're as soft as a pillow and I'm as hard as steel. It's like a dreamland, I can't lie, I've never been there. Maybe this is an experience that me and you can share. Clean and unsoiled, yet sweaty and wet. I swear to you, this is something I'll never forget. I need love. Love.
sempre un bell'uomo, più come attore. Adesso lui per esempio fa parte del cast fisso di NCIS Los Angeles. Prima ha fatto qualche episodio di NCIS, poi è partito lo spin-off e lui adesso è nel cast fisso di... sono un po' imbalzito, però insomma fondamentalmente in uno degli ultimi... tra l'altro Rai 2 sta trasmettendo proprio in prima, in chiaro, i nuovi episodi della nuova serie, e a un certo punto si toglie la maglietta, tutto sommato è ancora in fondo, però insomma come fece questo video un po' spericolatino col pelitomino leopardato, è logico che uno che gira un video così è perché è un po' forte della differenza di noi, insomma, dei propri mezzi, no? C'ha una buona autostima dal punto di vista fisico. Io sono sicuro che questo nostro ospite conosce bene questa canzone, che riconosce il Roland, la batterietta Roland, riconosce il Yamaha DX7 con cui è stato interamente eseguita la cosa, perché insomma bene o male, vuoi o non vuoi, tu bazzicavi un po' l'ambiente già allora nell'89. Fa parte della storia. Luca Cucchetti, ma che piacere. Che piacere veramente. Ho sentito la presentazione, parlavamo di 132 anni fa, non solo 132 ma sono 30. Quindi 30, insomma, però... sì. Che poi tra l'altro è nel Cool J, è di quel periodo lì, sì. E LL sta per Ladies Love. Ladies Love Cool James. Non sapevi, Giuseppe? Lui era molto convinto delle proprie doti fisiche, appunto al punto da chiamarsi Ladies Love Cool J. Le signore amano James il figaccione. L'umiltà dentro quest'uomo. Tutti. Che poi è finito anche tutti lui. I rapper sono molto low profile, tutti. E è finito anche lui, scusate, a fare lo sbirro. Cioè, anche non capisco, sì, perché tutti questi... cioè, lui, Ice Cube bravo, sì, anche Ice-T, cioè sì, tutti che sembra il nome di una bevanda, fanno tutti il rap, questi poi gangsta rap certo, che dici, e poi vanno tutti a fare i poliziotti, cioè tutti li associano queste facce. L'FBI. Boh, vabbè. Come stai? Bene. Benissimo, poi tra l'altro quando sono in Maremma ritorno a casa e quindi... Ma anche un po' quando sei in un contesto di musica, dai. Beh, ti senti a casa. Guarda, voglio la Maremma, Cristo, vedere te, Valerio e tutto questo pacchetto che state facendo, che tra l'altro vi faccio i complimenti, perché parlare di musica è sempre più difficile in questo periodo, nonostante tecnologia, nonostante Spotify, YouTube e compagnia varia, c'è tanta mediocrità in giro e c'è molto la conoscenza anche della Z e non della A. Anche nei DJ, purtroppo, sì, nei giovani DJ, purtroppo. Dicevo, si sa la Z ma non si sa la A. Quindi magari ascoltando Diana Ross, anche se l'abbiamo risentita in maniera Frankenstein, io la chiamo, quando sento questi mashup mi viene un po'... Allora vedi che non bisognerebbe toccarli i santi, però comunque è normale che succede anche questo, perché i giovani, quelli che hanno 20 anni, magari non sanno neanche chi è Diana Ross, quindi poi alla fine è giusto andare a sentire quello che è il passato, però stando attenti che c'è anche un presente che è molto... in questo momento secondo me c'è un fermento che non vedevo dall'88, mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni, nonostante che ormai sono arrivato i 53, quindi... però la musica, se c'è gente come voi e come me che continua a fare, io continuo a fare servizio novità, 3.000 titoli al mese ascolto, e c'è la diffusione, cosa che adesso manca un po' perché tutti quanti sono abituati ad avere le cose facili. In ambito, non so, tipo in discoteca per esempio, suoneresti un classico, lo suoneresti rimaneggiato, lo suoneresti come? Allora, il discorso del classico lo evito ultimamente, perché è come andare con la fidanzata di 30 anni fa, quindi quando faccio il revival che metto Upside Down o The Boss, e lo faccio malvolentieri, quindi... C'è da dire che stanno uscendo un sacco di reedit, Dimitri From Paris. Sì, abbiamo ascoltato uno. Ci sono delle situazioni che stanno riuscendo con questo new disco, quindi ci sono molte novità che hanno quel sapore degli anni 70, degli anni 80. È uscito adesso un pezzo di Shapeshifters con Kimberly Davis, e io non sapevo chi era Kimberly Davis, però ho detto ammazza che voce hai, e pensavo che era una nuova, e invece era la cantante degli Chic. Quindi gli Shapeshifters, che è un gruppo house, hanno chiamato Kimberly Davis, che è una grande, e poi hanno fatto il sapore. Ma adesso sta uscendo Jocelyn Brown, Martha Walsh, stanno ritornando tutte quante loro, e sta ritornando questa new disco
che è una parte i grandi successi rieditati grazie alla tecnologia, certo, e una parte invece proprio c'è questo ritorno a questo sapore. Sì, stavo guardando perfino Jelly Bean Benitez, cioè, esattamente, sta vivendo questo secondo momento di gloria. Ti volevo dire, tu inevitabilmente porti un cognome, Cucchetti, fratello d'arte, sì, Fratello di tanto fratello che è successo qua da noi, per chi ci ascolta dalla periferia, dalla solita periferia di Belluno, a un certo punto, no, sono esplosi i network, ok? Sì. Perciò usciamo dalla realtà delle radio, quelle proprio insomma di paestra, paesane, eccetera, le radio libere, come si chiamavano. Esatto. Bella, bella cosa, tanti, tanti aspetti belli, tanti aspetti caciotta, ma tanti aspetti belli. Però a un certo punto, ragazzi, la festa finisce perché arrivano i network. Qua da noi, forse per vicinanza con la capitale, Radio Dimensione Suono ci investe completamente, ci travolge. Io quando a volte passeggiavo e sentivo in un negozio che c'era la mia radio, la mia voce e non Radio Dimensione Suono, mi veniva da piangere dall'emozione, perché era, no, è giusto, cioè, erano grossi, erano bravi, eccetera, eccetera. Uno dei DJ top di questo grosso, glorioso momento di Radio Dimensione Suono era tuo fratello Faber Cucchetti. Sì, mio fratello Faber, perché è ancora in vita. No, era, dico, però allora a quei tempi, sì, no, che lui è abituato, uno dei nomi di punta era. Le sue condizioni di salute. Ma guarda, ti dico, se non il nome di punta, a un certo punto per un tot anni. Era quello che ha creato un po' il lavoro del disc jockey. Non lo dico perché mio fratello, perché chi conosce la storia sa che non appunto per questo, però quando tu arrivavi con questo cognome, cosa ti era, un po' di peso o ti apriva un pochino le porte o entrambe le cose? Il cognome apriva le porte, perché comunque dici Cucchetti, faceva drizzare le antenne, sì, comunque così. È stato un'arma a doppio taglio, perché comunque sono il fratello di Faber. Se parliamo con gli ultra cinquantenni, sono il fratello di Faber. Sotto i cinquantenni sono diventato Luca, perché comunque dopo, negli anni 90, ho creato ed è uscito l'artista, personaggio, chiamalo come vuoi, comunque o il frontman Luca Cucchetti. Ma prima lavoravo molto dietro a Faber. Parlavi di Dimensione Suono, quando facevamo Dimensione Dance, quando facevamo i mega mix per Questa Casa Non È un Albergo, li facevo io. Quindi io ero dietro a lavorare con i nastri, con le bobine e i missaggi. Lui era il frontman, quello che poi andava in diretta in radio, biondo, bello. E a te il lavoro oscuro. Bravo, sì, bravo. Il lavoro oscuro, perché comunque è importante. Il Gattuso della situazione. È importante e infatti si è creato poi. Ti sei fatto le ossa, no? Sì, beh, certo. Naturalmente ho avuto la fortuna di poter già iniziare in Serie A. Ok, quindi da una parte è buono, però da una parte è anche brutto, perché tu arrivi col cognome, quello è il numero uno, e io dico sempre, non sono stato neanche il numero uno del mio palazzo, perché c'era mio fratello, capito? Quindi lei dici, ma che sei il numero uno? No, manco del mio palazzo, perché c'era mio fratello, quindi diciamo. È un po' una cosa che succede, credo che Alessandro Gassman comincia adesso a essere Alessandro Gassman e non più il figlio di Vittorio Gassman, Cristian De Sica e compagnia varia, eccetera eccetera. Quindi è un'arma a doppio taglio. Da una parte ha aperto le porte, perché avevo tutto il mondo dove potevo entrare, cioè entravo nei vari studi con lui, quindi ho imparato, guardavo, vedevo. Ma bello tecnologia. Però dai. Il problema è che se tu hai questa fortuna devi saperla anche prendere, nel senso che devi studiare e non pensare, perché e non essere lo stronzo che va a traino, sì, del nome del fratello, anche perché duri poco, perché ci sono un sacco, no, di personaggi che sono figli di o fratelli di, che credere, in Italia abbiamo fatto, fatto anche dei bei disastri in questo senso. Sì, no, senso, ti dico, però. Appunto, ci sono persone, però ci sono anche, per esempio, il fratello di Fiorello, che all'inizio sembrava che il fratello era, di Fiorello, no, sembrava proprio il fratello un attore fenomenale. Adesso è diventato un attore fenomenale, quindi però ha studiato, secondo me, anche lui, certo, ha avuto questo certo, problema. Certo. Che, quindi, a rispondere alla tua domanda. Poi sai, è stato un problema e non Luca, è stato un io, problema. Io penso che il talento sia anche un po' una cosa genetica, una cosa che esiste in ambito familiare, capito? Non è la prima volta che si sente dire che comunque in una famiglia ci sono più talenti. Magari uno non diventa una star, uno lo diventa e uno no. No, ma però fondamentalmente poi sono attitudini. Attitudini, capito? Però perché secondo me Liam Gallagher e Noel Gallagher, quindi c'è, cioè, i fratelli che c'è chi piace più Liam, c'è chi piace più Noel, però il talento c'è da tutte e due. Però quando erano insieme facevano DNA. Facevano il top. Adesso da soli non lo so. Io punto sempre sull'unione. Noi ci abbiamo provato negli anni 2000 a farlo, però bisognerebbe avere, secondo me, per portare avanti poi dei discorsi musicali,
la stessa direzione, dico, parlo di canoe, l'otto, sono otto persone che arrivano all'unisono, quindi deve essere, diciamo così, per poi arrivare al successo. Questo non succede molte volte tra fratelli, perché ci sono o tra amici oppure tra gruppi che diventa un po' un problema, sono però personalità anche di mezzo che complicano un po', esatto. E figuriamoci se non ti chiedevamo di scegliere una roba a te. Beh, mi avete detto Funky Shack, e ho detto, beh, io per me c'è Beatles, Rolling Stones, non me ne può fregare di meno, anzi Beatles mi stanno antipatici, non li sopporto, Rolling Stones un po' di meno, però per me se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stato l'hip hop, techno, la disco music, gli extended mix, perché insomma lui è stato il primo a fare. Spiega a Valerio Funghi che non è un grande fan. E senza James Brown non ci sarebbe stato assolutamente niente da ballare dagli anni 70 in poi, perché James Brown, poi con questo pezzo che se agevoli dalla regia mi fai sentire, perché bravo, l'ora. Hai detto una cosa bella, ha detto una cosa giusta. Ci ritorniamo un attimo dopo. Dimmi tappo, torni in talusa. Che è questa versione remix, però, no? Sì, la versione remix è proprio dell'epoca, capito? Quindi, perché lui già faceva i remix, faceva già i mix, e duravano 10 minuti, Soul Power da 10 minuti nel 71, capito? Quindi parliamo di cose, mamma mia, ma sentiamo. Confesso che hai scelto un pezzo che amo molto, ti verrei che amo molto, questo proprio tira via. Lo ballavi, perché io mi ricordo che ballavi come un pazzo. Cioè sta cosa che quando partivi a ballare era un piacere. Spesso traballavo, devo dire. Sì, no, però non so, perché non mi ricordo se lo mettevo, però può essere. Vabbè, stavolta sai, c'era quando c'era un'alternativa ai caffoncelli della zona, sì. Capito? Io riconsidero che ero. Che è vero. E poi vabbè, diciamo che all'epoca ero abbastanza sul pezzo, e quindi ero in forma smagliante nel periodo del Maili. James Brown è quello che ha inventato
i campionamenti. Nel certo, senso ma che... no, ma dillo a lui, capito? Lo dico a voi, quello che ha inventato i campionamenti, perché. Ma come si capita come si fa? Come si fa? Tutti devono qualcosa a James Brown, tutti devono un qualcosina a James Brown. Una cosa bella, però, abbiamo avuto un DJ giovanissimo, Guzzon, ti ricordi? Nella prima stagione, e lui non solo portò una cosa di James Brown, una cosa cantata dalla corista, dalla. Sì, ecco, non era lui. No, il pezzo era suo, probabilmente suo, suonato dalla band di James Brown, ma era lei, fantastico, fantastico, un disco fantastico. Che lo si ricordi però chi è lei? Un barlume di luce ogni tanto, capito, si accende questi ragazzi, perché altrimenti il buio tra sé. Ma ti ripeto, perché comunque c'è la possibilità di andare indietro e cercare la musica storica, ma c'è anche un sacco di novità, e quindi alla fine il giovane si adatta e si adegua e vuole già arrivare. Prima parlavamo, tu mi hai parlato di gavetta, è stata una vera gavetta, perché mio fratello non è che era uno tenero, cioè se sbagliavi una cosa addirittura sulla giuntura del nastro, se non avevi le mani disinfettate con lo spirito, si sentiva il tic del taglio, e lui li sentiva tutti. C'è il tic del taglio, quindi io dovevo rismontare, ripulire il nastro e riattaccarlo, quindi era un po' una rottura di scatole, però quella gavetta poi mi ha portato a fare anche... Sono anche produttore discografico, compositore, compagnia varia, quindi poi alla fine cosa che lui non è, per dire. Tutto fiero che però voglio cascina. Dire Luca, poi concludiamo per lasciare spazio alla sfida di challenge, però sì. Questo conoscere, questo voler sapere, questo essere bulimici di bella musica, di cosa, di scoprire, cercare fra le tracce, era un piacere, mica ce lo prescriveva il dottore. Ma capito cosa voglio dire? Ci sono ancora alcuni ragazzi che lo fanno. Il problema è che i media ormai ti danno un modello con la tecnologia, molte volte dicono persone fa tutto il computer. Computer un par de palle fa, nel senso, computer se non sai cosa voler fare, se non sai usare i programmi, fa una cosa, ma non capito? Fa capito? Certo. Computer non fa niente, quindi questo pressapochismo è di massa. Poi ci sono, perché anche noi che facevamo musica, tu parlavi prima del quando sono arrivato nell'86 qui in Maremma, è normale che arrivavo da Roma e quindi avevo un tipo di musica diverso da quello che è per forza di cose, come il newyorkese che arrivava a Roma, a Roma, certo, perché certo, è normale, certo. Quindi però tutti quanti avevamo il piacere di fare questa cosa qui, ma ancora adesso c'è gente che ha il piacere. Molte volte non sta a sentire magari il consiglio, se qualcuno di grande te lo dà il consiglio, perché devi vedere anche se glielo danno. Molte volte quando io do dei consigli ai giovani mi guardano e mi fanno: ah, grazie di avermelo detto, sai, perché non me l'aveva mai detto nessuno. Perché molti sono anche gelosi del fatto proprio scrigno, sì. Certo, Luca, innanzitutto è stato un grande piacere, spero che quando ricapiti da queste parti ci torni a trovare volentieri con un altro volentieri. Pezzo bellissimo, fantastico di questo tipo. Grazie. Fan Chuck si torna, chi viene una volta deve tornare a meno due, se no porta merda, te volentieri, lo dico, perciò volentieri, fai te. Torno. Io belli me ne vado con dallo Luca, vado la pausa sindacale, fai tutto ciò che vuoi. Io mi sento un po' come la pasta scotta che arriva dopo un antipasto trionfale, perché comunque ci ridi, perché c'è stato questo pozzo di scienza. Non ho quasi per niente proferito verbo, non ho detto neanche una delle mie solite stronzate, perché ero veramente bulimico io di ascoltare aneddoti e nozioni. Ma purtroppo poi arrivo anche io. Arriva questo momento. Il momento è quello bello, perché comunque ci proponi sempre bella roba e interessante. Okay. Io questa volta sono passate di sfide, ormai. Eh sì, diverse. Comincia anche a essere difficile. Secondo me sì, dovremmo fare anche una raccolta, ma questa poi ce la guardiamo io e te. Va bene. Oggi che cosa ci proponi, Vale? Lo sai che ho fatto questa sera? Sono un po' uscito dai canoni, dalle rotaie, ho preso due parole che dice spesso Daniele: pattern ritmico. Perché diciamo che finora abbiamo fatto cosa? Abbiamo fatto momenti dove campioni, riff, giri di basso, giri di quello che vuoi, qualcuno ha preso e qualcuno ha riprodotto in un'altra chiave. Stavolta è realmente un pattern ritmico, perché è semplicemente la batteria e il charleston principale, ovviamente con il rullante. Qui sa dove andiamo? No. Nel territorio di Daft Punk questa volta. Oh. E non ci si era mai andati, quindi bisognava prima esploriamo poi che esploriamo volentieri che succedesse questa cosa, insomma. Non so se tutti riescano a capire, però la batteria studiata da quello che metterò per prima
fatta da quello che metterò per prima, secondo me loro hanno un pochino un pochettino riprodotto, spizzicato, ecco, e riprodotto, eh? Riprodotto la cosa, sì, vediamo. Infatti, allora vogliamo, ce la sentiamo, sentiamola più che vediamo, ce la dai. Ok, ok, ok. The challenge. Ladies and gentlemen, this is Funk Shack. Bien, señoras y señores, esto es Funk Shack, la música para hablar. Grosso successo. Bella, devo dire la verità. Belli, belli queste cose, belle, belle. Effetto da quando siamo ripartiti, effetto delle challenge veramente belle. E te l'ho lasciato uno stasera per questione di tempo. Di tempo, ho visto. Si chiamava Barry lui, guarda. Ma infatti, ma ce la facevamo, dai. Dai, te lo metterò poi. Dai, abbiamo ascoltato, abbiamo fatto volentieri due chiacchiere con Luca perché mica capita tutti i giorni. Che volevo dire? Come no, ci siamo dilungati volentieri con Luca Cucchetti. Naturalmente sono convintissimo che il piacere è anche per coloro che sono stati così carini anche stavolta di seguirci. Siamo su YouTube, siamo su Mixcloud, siamo su Twitter, Facebook, Instagram, siamo ovunque. Ovunque noi andiamo, veniteci dietro, fate come Cariati che stasera mi proprio mi esatto, mi tampino. Te lo trovi pure a casa fra un po'. Allora, in bagno.
Questo è, no? Come dico sempre, questo è Funk Shack, la grande musica leggendaria, la musica, la più grande musica di tutti i tempi, da 5-6 decadi a questa parte, e la raccontiamo un po', ma insomma ce la prendiamo anche comoda, ci facciamo anche due chiacchiere e due risate, perciò perché no, sono 45 minuti gradevoli, mi auguro che lo siano anche per voi. Se volete essere nostri ospiti, contattateci, se avete qualche cosa che vi piace ascoltare, contattateci, se volete uscire a fare qualche maialata, contattateci. E cioè, davvero, tutte aspetta, le opzioni. Specifichiamo però uomini e donne, eh? Perché poi ci sono varie categorie, loro scelgono, non siamo insomma un sito porno serio, perciò certo, ognuno ha la sua preferenza, e in base alla preferenza non vado io, va Igor o va Giuseppe. Pagamento diciamo anticipato, carta di credito, mi raccomando, molto molto anticipato. Volevo dire, questo era quanto questa sera. Grazie a tutti. Salutiamo anche gli amici. Salutiamo gli amici, ragazzi. Ma certo, ciao. E come? Non ci vieni a salutare? Non ci vieni a. Guarda, così ti fai fare uno scatto dal fotografo dei VIP. Grazie mille, questo era Funk Shack. Non passa che una settimana e Funk Shack torna. Ciao a tutti. Bien, señoras y señores, esto es Funk Shack. La música para hablar. Ladies and gentlemen, this is Funk Shack, the music everyone is talking about. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? We are live at this location around the world at this moment in time.